Nel nostro percorso d'Italia Book Festival incontriamo piacevolmente Paola Irene Galli, Mastrodonato. Ciao, come va? Ciao, salve, bene, grazie. Allora, tu hai questa, vabbè, un po' sicuramente la tua professione che ti porta ad analizzare i fatti storici, insomma le situazioni che il passato ci ha testimoniato, e a volte non siamo così, siamo un po' superficiali, guardiamo solo le cose principali, non andiamo ad analizzare In retroscena. Infatti, ti sei focalizzata nell'ultimo tuo libro su una persona estremamente interessante, perché fosse poco conosciuta, non è vero, poco trattata probabilmente. Poco trattata nel modo giusto, a mio avviso. Anche perché le donne nella storia hanno avuto un'incidenza importante, soprattutto al fianco di granduchi, di imperatori, insomma di personaggi che rappresentavano il popolo. Allora, sì, per introdurre questo mio libro su Bianca Cappello, occorre fare una premessa. Io non sono di professione una storica, ma sono semmai una storica della letteratura. Sono una comparatista, un'anglista in quanto tale, è una settecentista, in quanto tale, occupandomi del periodo rivoluzionario, quindi del Settecento rivoluzionario, quindi fine Settecento, a un certo punto fra i testi, che spesso, mi capitavano sotto l'occhio, cominciò a risaltare un romanzo, piuttosto una serie di romanzi, che proprio a partire dalla seconda metà del Settecento si focalizzavano sulla storia di questa nobildonna veneziana che intorno al 1563 fuggì da Venezia. Lei era figlia di un senatore della Repubblica, quindi una patrizia veneta. Fuggì da Venezia insieme a un garzone di banca fiorentino che lì prestava la sua opera nel famoso Banco dei Salviati. Questo primo nucleo narrativo iniziò nella seconda metà del Settecento a focalizzare l'attenzione su questa donna, non più come la si era vista fino a quel momento, cioè parliamo di fine Cinquecento, siamo ormai seconda metà, fine Settecento, inizia a raccontare una storia diversa su questa donna che poi diventò famosa per Certo. un altro motivo, di cui poi ora parleremo, perché in seconde nozze sposò Francesco I dei Medici, Granduca di Toscana, ma arriveremo a questo in un secondo momento. Ecco, dicevo, questi nuclei romanzeschi, il cui primo fu un racconto, un lungo racconto in forma di novella, apparso su un magazine per signore inglese, anonimo, comincia a focalizzare l'attenzione su questa donna non più in modo, come vedremo, denigratorio, per un certo susseguirsi di avvenimenti che l'avevano interessata, ma iniziano a parlare della vicenda complessa e tutto sommato avventurosa e romanzesca di questa sua vicenda, comincia a tratteggiarne un ritratto molto più positivo,
molto più elogiativo e soprattutto in un romanzo di un autore italiano di cui io ho curato la prima edizione moderna, Storia della vita e tragica morte di Bianca Cappello, del 1767, attribuito a Giulio Roberto di Sanseverino. Bianca diventa la rappresentante, si può dire, di un nuovo tipo di donna, cioè una donna illustre, una donna illustre della nostra storia, sì, che ha bisogno di essere rivalutata, perché tutto quello che si era raccontato fino ad allora in realtà avevano causato la sua cancellazione, la sua l'occultamento della sua vera storia e del reale interesse di questa storia. Quindi si inizia a mettere in risalto il fatto che Bianca, una ragazza, una giovane fanciulla, Patrizia, di 16 anni, compie questa scelta dirompente di lasciare la sua famiglia e di fuggire con questo garzone di banca, plebeo, considerato plebeo ovviamente, non nobile, anche se poi appartiene Piero Bonaventuri a, come io spiego nel libro, ha un suo pedigree anche Piero, perché appartiene a una famiglia di chiare tradizioni repubblicane fiorentine, del Partito dei Popolani. Lei compie questa scelta dirompente che viene vista nel Settecento rivoluzionario e illuminista come qualcosa che va contro tutte le convenzioni dell'antico regime, contro cui gli spiriti nuovi si stavano mobilitando. E quindi ecco che questa sua scelta, che appunto viene immediatamente condannata dal Consiglio dei Dieci, che storicamente pone un bando sulla testa dei due giovani che fuggono insieme e che comporta per Piero la condanna a morte, e per Bianca comporta la reclusione in convento, perché era stato commesso un atto che era considerato un atto criminale nei confronti non solo della persona di Bianca, che viene vista come vittima di un rapimento, di un ratto che significava anche che lei non assolutamente è impensabile che abbia potuto compiere questo atto di sua volontà, ma certo, sicuramente era stata rapita da questo rappresentante di una classe considerata inferiore dal patriziato veneto, e quindi costretta ad unirsi a lui, praticamente di essere stata violentata e rapita. Ecco, quindi all'epoca questa prima scelta dirompente di questa giovane fanciulla viene subito inquadrata come un atto quasi di lesa maestà nei confronti non solo della famiglia De Cappello, un'importante famiglia veneziana con illustri rappresentanti e vari rami, procuratori, quindi intellettuali, e lo stesso padre che era senatore. Viene considerato come un atto di aggressione nei confronti del patriziano e quindi della stessa Repubblica, e quindi Bianca subisce una prima condanna. Lei comunque
in questi primi racconti del Settecento invece si inizia a far vedere come questo atto sia stato non c'è stato un'aggressione da parte di Piero, ma c'è stato un innamoramento, quindi un rapporto consensuale che rende quindi l'atto di Bianca un atto di grande coraggio e che va contro le convenzioni non solo del suo tempo, ma per amore la porta a sposare quindi la causa di chi nell'antico regime si sentiva oppresso dalle classi nobiliari e dalle classi dominanti, contro cui poi la rivoluzione contro cui poi la rivoluzione prenderà posizione. Certo. Quindi ecco che viene rivalutata Bianca per questa sua scelta di grande indipendenza, di grande coraggio, il voler unire la sua vita, la sua stessa sorte, a quella di un giovane che dalle convenzioni del tempo era considerato a lei inferiore, a lei inferiore. Quindi non adatto. Questa lei fugge quindi con Piero perché è innamorata, lei è presentata come in effetti era una bellissima giovane, rinomata per la sua bellezza, ma non è solo una giovane bellissima, si inizia già a tratteggiare per Bianca quella che nel Settecento illuminista viene considerato uno dei grandi discorsi che vengono portati avanti, cioè quella dell'emancipazione della donna, e quindi eroine femminili che anche nei romanzi iniziano a interpretare un ruolo di eroine soggetto delle loro storie, cioè dotate anche di una loro capacità di scelta, quindi eroine che non si sottopongono più al sistema della famiglia agnatizia feudale, cioè che quindi devono sottostare alla legge del matrimonio per interesse deciso dai genitori, ma prendono in mano il loro destino decidendo chi amare e da chi essere amata. Quindi questo è un primo aspetto, quindi poi dopo questa scelta le sorti di Bianca per questo motivo si spostano da Venezia, che poi è un grande scenario romanzesco, la Venezia di questa grande repubblica, potente repubblica marinara, attraverso l'amore con Piero e questa scelta che lei compie e che subito si concretizza in un matrimonio celebrato appena giunti in territorio toscano, tramite, come io spiego nel mio libro, tramite un frate amico della famiglia dei Bonaventuri. Ecco, la vicenda di Bianca da Venezia, per forza di cose, cioè in virtù di questa sua scelta anticonformista, si sposta in quell'altro grande scenario del Rinascimento italiano che è la Firenze dei Medici. La Firenze dei Medici. Siamo nella Firenze non dei primi medici, ma dei secondi medici, quelli che hanno come capostipite il nonno di Cosimo I, Giovanni delle Bande Nere. E con Cosimo I nel 1537 ha inizio questa dinastia dei secondi medici. E nel momento in cui Bianca arriva a Firenze con Piero,
e dove poi a breve e dove va ad abitare nel quartiere popolare dell'Annunziata, dove risiedono i genitori di Piero, che l'accolgono, come io poi racconto, ci sono poi, io appunto, quello che ci tengo a precisare, che oltre le fonti che sono romanzesche, ma che già iniziano a raccontare pezzi della verità, della vera storia di Bianca, io adotto, come si potrebbe dire, reportage contemporanei ai fatti. Come anche un altro importantissimo documento, che è questa prima novella stilata da quel romanziere avventuriero che era Celio Malespini, che si trova a Firenze quando accadono i fatti, e che quindi lui li racconterà poi in questo primo nucleo romanzesco, da cui poi partono anche gli altri racconti successivi, che lui pubblica in queste sue novelle del 1608. Ecco, Celio Malespini poi è contemporaneo ai fatti, ha dei momenti in cui racconta esattamente quello che è successo. Allora, nel momento in cui lei si sposta a Firenze, ovviamente avviene, non siamo sicuri proprio del momento esatto in cui avviene questo primo avvistamento o abboccamento tra la bella moglie di Piero Bonaventuri, questa straniera, questa giovane straniera che ci dobbiamo immaginare, arriva a Firenze in circostanze estremamente drammatiche. Loro arrivano a Firenze, Bianca e Piero, e chiedono immediatamente la protezione del Granduca per sfuggire al bando a cui sono stati sottoposti dal Senato veneziano. Cioè, loro sono il bando del Senato veneziano significava che se venivano sorpresi anche durante il viaggio e riconosciuti in quanto Bianca Cappello e Piero Bonaventuri, se ambedue, non solo Piero, ma ambedue sarebbero potuti essere stati uccisi, uccisi per questo crimine che il ratto di Bianca aveva comportato non solo contro il padre di Bianca, Bartolomeo Cappello, che poi avrà un ruolo in tutta la vicenda, anche il padre di Bianca successivamente, ma anche la stessa Bianca sarebbe stata potuta uccidere, perché questo era il bando, dava licenza di uccidere chi era ricercato dai 10. Quindi loro, appena dopo aver attraversato gli Appennini come due esuli, come due profughi braccati, come due ricercati, e quindi nel 700 questo primo nucleo avrà grandissimo successo, cioè l'attraversamento di Bianca e Piero degli Appennini, questa patrizia veneta che deve a piedi mettersi sulla rotta di strade che venivano solitamente battute solo da popolani, contadini e pericolosi fuorilegge. Questo primo nucleo avrà grande successo anche iconografico, perché vi saranno tante stampe e quadri che rappresenteranno questa fuga di Piero e lei, tutta vestita da dama, e che comincia ad avere le scarpette, le preziose scarpette da aristocratica, rotte, con i piedini che sanguinano, e lui che cerca di trasportarla, no? Questo anche verrà raccontato nel romanzo di Sanseverino. Quindi lei arriva a Firenze, si trova in una situazione drammatica, perché ovviamente
con il suo gesto significa che è stata ripudiata dalla sua famiglia, no, quindi non è protetta da nessuno, non ha, certo, amici. Beh, e quindi è totalmente, sì, totalmente alla mercé di Piero, della famiglia di Piero e ovviamente della protezione che i governanti di Firenze le possono accordare. Infatti Piero e Bianca per il momento hanno l'obbligo del domicilio coatto a casa dei genitori di lei, dove nei romanzi settecenteschi si assiste proprio a questo shift, no? Da patrizia veneta, Bianca diventa una ragazza comune, eh? Certo, è obbligata, certo, a indossare ormai, anche quando la moglie è la madre di Piero, no? Viene romanzato così questo trapasso, questo trapasso che per lei deve essere stato traumatico. Per amore di Piero lei ha abbandonato tutto e quello che ha abbandonato Bianca è tantissimo, è tantissimo. Lei abitava in un bellissimo palazzo a Venezia, di fronte al quale c'era appunto il banco dei salviati. Quindi questo trapasso viene interpretato come il fatto che Bianca, da aristocratica, può, nel Settecento ovviamente viene visto come è dato grande valore al fatto che da aristocratica Bianca diventa una ragazza comune, una plebea, quasi una donna del popolo, ed è costretta, ad esempio, ad aiutare la madre di Piero nei lavori domestici. Io ho cercato nel mio breve prologo di tratteggiare, no? in modo un po' mio, ho cercato di riassumere questi prime sensazioni che i due provano. Ovviamente sono ambedue consci della loro situazione drammatica. Bianca nel frattempo aspetta un figlio, che poi appunto invece sarà una figlia, perché di lì a poco darà alla luce una bambina che è figlia sua e di Piero e che si chiamerà Pellegrina Bonaventuri, e che poi in seguito andrà in sposa a un nobile Bentivoglio di Bologna proprio. Pellegrina Bonaventuri diventerà bolognese, sarà la figlia di Bianca, sarà un'altra bellezza rinomata, che purtroppo anche lei avrà una tragica fine, ma non anticipiamo le cose. No, assolutamente. Allora, lei arriva a Firenze, insomma, in poche parole è qui che scatta, come potremmo dire, il secondo grande congegno della sua storia, nel momento in cui incontra il giovane 23enne Francesco I dei Medici, che proprio in quel momento, quando lei arriva, 1567-68, viene investito dal padre, che lascia il potere, viene investito dal padre come reggente, questo giovane Francesco I dei Medici, il quale, Francesco I dei Medici, pare che durante una delle udienze dove Piero si reca per chiedere la protezione per ambedue, probabilmente conosce anche la moglie, cioè Bianca, la moglie di Piero, perché la conosce, perché appunto viene a conoscenza che una nobile veneziana si trova nel suo stato e ha bisogno di protezione. Allora, questo primo incontro ovviamente è stato romanzato in vari modi, c'è chi lo ha raccontato che lui, Francesco I, andando al convento
al convento dell'Annunziata, passando sotto le finestre, scorga Bianca affacciata, che lei pure una volta lo scorge già e i suoi sguardi si incrociano. Ma questo ovviamente è tutto il lato romanzato. Quello che è certo, le uniche cose certe sono queste, è che Francesco I sicuramente viene a conoscenza di questa bellissima straniera che è diventata la moglie di questo giovane fiorentino che ha sulla propria testa questo terribile bando della Repubblica di Venezia e che è sposata appunto con Piero. Allora, entrano in contatto, io poi mostro i documenti che esistono, le uniche cose certe sono queste. Ovviamente i romanzi cominciano già a supporre che dal momento in cui Francesco e Bianca in qualche modo si siano incontrati, subito sia iniziata una tresca tra di loro a scapito di Piero, ecco come avrai potuto vedere. Ma invece i documenti mostrano solo alcuni fatti. Quali sono questi fatti? I fatti sono che sicuramente Francesco, come ha visto Bianca, si è innamorato, questo è sicuro. Può essere rimasto affascinato dalla sua intraprendenza, dalla sua capacità di donna che contro i tempi, contro le modalità, ha fatto una scelta di vita? Scusa, non ho sentito bene, puoi ripetere? Certo, dicevo, Francesco può essere rimasto colpito, essendo molto giovane, quindi dall'intraprendenza sua, di questa capacità di ribellarsi, di essere una donna forte. Allora, io ricreo nel mio libro i tanti motivi per cui Bianca poi diventa una donna di grande fascino, di grande statura, poi anche lo sarà come sovrana. Sicuramente era una donna di grandissimo fascino, anche di grande intelligenza. Quindi, certo, lui deve aver sentito parlare di questa donna che ha compiuto una scelta che per quei tempi era considerata azzardata, estremamente azzardata. Ma come vedremo, il rapporto tra loro due sarà così profondo che fin dall'inizio probabilmente lui ha capito qual era la vera essenza di Bianca, la vera personalità sua. Fatto sta, dicevo, che gli unici fatti sicuri sono che sicuramente Francesco, come l'ha conosciuta, si è innamorato di lei, perché esistono, come io mostro, era appunto poi sulla personalità di Francesco. Se analizziamo Bianca, dobbiamo analizzare anche Francesco, grandissimo, grandissimo personaggio storico. Esistono appunto poesie. Poesie che è certo che lui ha scritto per lei. E questo già dall'inizio, quindi dai primi momenti in cui lei è arrivata a Firenze. E cosa succede però? Succede che Francesco I nel 1565 accetta un matrimonio di Stato. Francesco I, come Bianca, non è un uomo libero. Quindi ecco che il romanzo di Bianca si complica. Allora, da un lato c'è questa bella veneziana fuggita per amore con questo giovane plebeo fiorentino che ora vive a Firenze da ricercata, quindi in grande angosce, eccetera. Dall'altro c'è Francesco I dei Medici che, in accordo con il padre Cosimo I, accetta il matrimonio di Stato con Giovanna d'Austria. Giovanna d'Austria, dalla quale avrà ben 8 figli.
di cui poi rimarranno solo alla fine solo due figlie, di cui rimarranno vive a lungo solo due figlie, ma comunque dalla quale avrà comunque otto figli. Giovanna d'Austria morirà nel 1576, per i postumi di un parto difficile, per i postumi di un parto difficile. Ora, le uniche cose certe, quindi per adesso, quindi siamo nel 1563, quando Bianca arriva a Firenze, e dobbiamo tener conto che il matrimonio ufficiale poi fra Bianca e Francesco I de' Medici sarà dell'ottobre 1578. Ora, in questo lasso di tempo, cioè 1563 e 1578, molte cose accadono. Allora, cosa accade per primo? Accade che un fatto sicuro è che il marito di Bianca, Piero Bonaventuri, viene ammesso a corte in qualità di guardaroba, cioè di piccolo, come potremmo dire, di piccolo cortigiano, ecco, di piccolo cortigiano. E quindi inizia quindi Piero a frequentare l'ambiente di corte del Granducato, e ovviamente insieme a Piero lo frequenta anche Bianca. Da quel momento successivamente Bianca e Piero avranno la possibilità, non so, io sono sparita, avranno la possibilità di andare ad abitare in quello che ancora oggi a Firenze si può vedere come il palazzo di Bianca, cioè il palazzo di Via Maggio. Quindi Bianca e Piero vengono quindi accettati dalla società fiorentina, e non è vero che non vengono accettati. I denigratori diranno che Bianca non è mai stata accettata dai fiorentini. È falso, perché Bianca e Piero vanno ad abitare in una delle principali vie che collegavano la città alla corte dei Medici, cioè Via Maggio. E lì Bianca inizia anche ad avere rapporti, quindi anche probabilmente con Francesco, ma sempre in situazioni ufficiali. Cosa succede? Succede però che a un certo punto, nel 1572, mano a mano Piero, nel frequentare l'ambiente di corte, pare che inizi a, come si può dire, nei romanzi questo viene descritto quasi come inizia a soffrire della sindrome del parvenu, cioè di colui che, pur essendo di estrazione non nobile, inizia, come si suol dire, a darsi delle arie, quindi vuole frequentare anche altri in un ambiente di fiorentine. E soprattutto si lega, inizia ad intrattenere una relazione sconveniente con una vedova, Alessandra Bonciani o Bongiani, detta Cassandra, che era stata alla rovina già di altri due giovani che vengono uccisi dai parenti di lei per queste relazioni che lei intratteneva. Diventa l'amante di questa Cassandra, e una sera di agosto, quindi le grandi famiglie di Firenze iniziano a nutrire un forte risentimento
per questo giovane che Francesco ha preso a corte, cioè il marito di Bianca. Fino a quando una sera di agosto del 1572 Piero Bonaventura viene ucciso in un tremendo confronto all'arma bianca poco distante dalla sua, dal suo palazzo di Via Maggio, dove stava rientrando nelle prime ore del mattino, dove dopo una notte passata con Cassandra. Ecco, ora su questo fatto è importante perché su questa uccisione di Piero è uno snodo cruciale nella vicenda di Bianca, perché non solo lei rimane, potremmo dire, libera, fra virgolette, dallo stato di moglie di Piero, ma Celio Malespini, che il romanziere Celio Malespini, che si trovava a Firenze in quell'esatto momento, racconta dettagliatamente, come io ho scritto nel mio libro, come si svolgono i fatti dell'uccisione di Piero e soprattutto le reazioni di Bianca dinanzi a questo terribile fatto di sangue. Cioè il marito le viene portato in casa, coperto di ferite, agonizzante, e lei, proprio viene raccontato da Celio Malespini, inizia a disperarsi e a gridare con grida talmente alte che tutta la gente che abita in quella strada accorre. Lei si strappa i capelli e i vestiti e giura che si sarebbe tolta la vita. Quindi, come può una donna che reagisce all'uccisione del marito già intrattenere una relazione sfacciatamente adulterina con Francesco I de' Medici? Non ci sarebbe stato bisogno, no? Infatti, i detrattori falsamente diranno che il marito è morto. E lei, come se nulla fosse, poi passa ad intrattenere, continua a intrattenere nella sua relazione con Francesco. Invece è falso, questo Celio Malespini molto, molto realisticamente racconta tutti i dettagli dell'agguato, che è stato proprio una vendetta, perché in quell'epoca, appunto, racconto cos'era Firenze era in un contesto terribile di lotte tra fazioni avverse, ma non da quando c'era Francesco I, come anche i detrattori hanno scritto, ma dai tempi di Machiavelli stesso, che raccontava che le strade di Firenze erano piene di sangue che chiamava altro sangue. Sai, i fiorentini avevano proprio una tradizione di lotte tra fazioni. Quindi Piero muore, lasciando quindi una vedova sconsolata con una giovane figlia di circa 9 anni, una vedova di cui esistono delle lettere scritte a un cugino a Venezia, un caro cugino con cui Bianca continua ad intrattenere una fitta corrispondenza, e a cui confessa ormai di sentirsi senza amici, senza protezione, e di pensare che se il padre
la volesse e la Repubblica la volessero riaccettare, lei sarebbe, io tutte queste cose ho nel mio libro, la volesse riaccettare, lei sarebbe più che disposta a tornare a Venezia. Ora, come può una donna che già era da lungo, cioè dall'inizio, dal momento, i detrattori la descrivono come una donna senza scrupoli, che pur essendo appunto proprio per questo scappata con questo giovane da Venezia, subito disposta ad intrattenere una relazione con Francesco I dei Medici. Ecco, falso. Ci sono lettere in cui lei mostra tutto il suo grande dolore per la situazione in cui si trova, e in cui sembra che proprio in questo momento in cui lei è vedova, ma una vedova che fino a quel momento non ha mai tradito il marito, pur avendo cominciato a frequentare l'ambiente di corte, pur avendo cominciato da tempo ad essere molto ben accetta nell'ambiente di corte. Tant'è che la stessa figlia avuta da Piero, Pellegrina Buonaventuri, avuto come padrini dei rappresentanti, degli strozzi amici di Francesco I, quindi dei rappresentanti delle grandi famiglie di Firenze. Quindi era molto ben accetta, era molto ben accetta sia lei che la figlia e che anche e il marito, poi per motivi suoi purtroppo ha fatto questa terribile fine. È in questo momento che ovviamente, diventata vedova, cioè il progetto di rientrare a Venezia non si avvererà mai, perché evidentemente in questo momento Francesco I riesce a farsi strada nel cuore e diciamo negli affetti di Bianca. Da questo momento, infatti, dalla morte di Piero, e infatti le prime testimonianze scritte su Bianca legata a Francesco sono solo come io ho dimostrato, sono solo a partire dal 1574. Quindi dal 1574, 73, 74, quindi dopo la morte di Piero, esistono i primi rapporti anche di ambasciatori che scrivono, per esempio l'ambasciatore d'Este, che però, ambasciatore di cui però bisogna prendere spesso i loro rapporti con le pinze, perché ovviamente bisogna vedere gli ambasciatori di chi. Per esempio gli ambasciatori della casa d'Este erano da sempre ostili ai Medici, non solo a Francesco, ma ai Medici, ai secondi Medici, perché non li consideravano alla stessa, come si può dire, nella lotta delle precedenze, dato che bisogna tener conto anche di un altro contesto che avrà molta importanza in seguito, al momento del matrimonio ufficiale, il fatto che l'Italia di quel momento, e specialmente il Granducato, era diciamo non succube ma sotto il protettorato della Spagna, del re di Spagna, cioè Filippo II. Certo, e quindi certo. Secondo questa concorrenza per il diritto di precedenza nelle cerimonie ufficiali, gli Este continuamente si opponevano a che i Medici restassero, come si dice in inglese, step behind, cioè un bel passo indietro a loro, quindi i rapporti degli Est. Però anche l'ambasciatore d'Este comincia a dire che Francesco I dei Medici frequenta una bella veneziana,
Quindi, si comincia a parlare di questo, ma mai prima della morte di Piero, non esiste nessun documento che attesti questo. Ora, cosa succede? Succede però che, ovviamente, se Bianca è libera, non lo è Francesco, non lo è Francesco che è sposato con Giovanna d'Austria. Quindi, ovviamente una situazione compromettente e difficile, obiettivamente, per questi due nuovi innamorati, come li possiamo chiamare, per queste due nuove persone che iniziano a stabilire un fortissimo legame tra di loro, ovviamente una situazione molto difficile esiste. La condizione stessa. Come, scusa? Dicevo, scomoda per la situazione in essere, infatti. Quindi... Certo, una situazione scomoda, che però Bianca sembra gestire molto bene, perché lei rimane a Via Maggio con la figlia e inizia a tenere un salotto suo. E poi inizia anche a frequentare una villa fuori porta dove poi Francesco e Bianca si incontrano, e anche lì diventa una situazione pubblica riconosciuta, perché molti personaggi di grande spicco si recano alla villa di Bianca anche quando è presente Francesco. Sì, quindi nulla di clandestino, una cosa alla luce del sole. Apertamente dimostrata da ambedue. E questo è anche, e qui entriamo in quella personalità complessa che era Francesco Primo dei Medici. Allora io... Un sovrano sicuramente, uno dei più grandi principi del Rinascimento, per tanti aspetti, come io ho dimostrato, per quello che ha fatto per l'arte, era un principe colto, umanista, uno scienziato, un alchimista, un botanico, colui che ha inventato il primo esempio di ceramica fatta in Italia. Quindi un grande principe del Rinascimento che, a causa del suo legame con Bianca, è stato anche sminuito dai detrattori. Qui entra in gioco una personalità complessa, quella di Francesco. Complessa. Ti chiedo scusa, ma ovviamente è bellissimo e attira l'attenzione dei nostri amici tutto quello che hai detto, però mi piacerebbe anche che leggessero il libro, nel senso che andassero a scoprire tutte queste nozioni che hai dato, perché sono informazioni che stimolano la lettura, dimostrano l'importanza del mio libro è che, accanto a questi tre personaggi principali, se vogliamo dire, va bene, il personaggio principale ovviamente è Bianca, cui si associano questi due mariti, perché poi Bianca diventerà, in seguito alla morte di Giovanna d'Austria, diventerà la terza granduchessa di Toscana, perché non dobbiamo dimenticare che la prima fu la moglie di Cosimo I, cioè Eleonora dei Medici, che era una nobile spagnola, la madre di Francesco. Lei diventa la terza granduchessa di Toscana, e qui iniziano questi anni di regno dal 1578. Che cosa avviene? Che con il matrimonio ufficiale, cosa importantissima, la Repubblica di Venezia fa una clamorosa retromarcia, arriva a cancellare dal registro del Consiglio dei Dieci
le condanne inflitte a Bianca esistono proprio, come io ho mostrato i documenti, dove ho messo omissis alle condanne a cui era stata sottoposta, e viene proclamata figlia della Repubblica, il più grande riconoscimento che la Repubblica di Venezia ha mai accordato a un suo aristocratico. Era stata figlia della Repubblica solo Elisabetta Caterina Cornaro a fine 400, era stata Caterina Cornaro regina di Cipro, quindi Bianca viene effettivamente paragonata a una regina. Allora iniziano gli anni di regno di Bianca, che io descrivo e che consiglio a tutti di andare appunto a vedere il reale spessore di questa donna illustre, che oltre a essere bellissima è stata cantata da illustri poeti come il Tasso, Tasso, dei sonetti meravigliosi, dai più grandi musicisti del tempo e madrigalisti. Quindi in questi anni di regno lei diventa protettrice degli artisti, lei diventa una delle prime donne mecenate, una delle prime donne del Rinascimento ad avere una sua galleria d'arte. Aveva, oltre a Francesco che mise su lo splendido studiolo e quella meraviglia che era Pratolino, Bianca aveva una sua galleria, una sua galleria d'arte. E cosa avviene? Nel frattempo entrano altri due personaggi che poi chi avrà la bontà e spero l'interesse di leggere il mio libro scoprirà. Entrano altri due personaggi, perché un altro importantissimo personaggio che entra nella vicenda è il figlio che Francesco e Bianca hanno avuto quando non erano ancora legittimamente sposati nel 1576. Hanno un figlio, Don Antonio. Intorno a Don Antonio de' Medici, a questo ragazzo, questo che all'epoca poi di quello che accadrà sarà solo un bambino, un ragazzo undicenne, quando avverrà la tragedia di Bianca e Francesco, intorno alla figura di Don Antonio de' Medici inizia dal momento del matrimonio a gettare la sua ombra su questa coppia di granduchi un importantissimo coprotagonista della vicenda, che è il fratello cadetto di Francesco, l'unico fratello, il secondo fratello cadetto rimasto, il cardinale Ferdinando de' Medici. Allora, scusa se ti interrompo, ma però purtroppo abbiamo delle tempistiche che dobbiamo anche rispettare. Mi è piaciuto molto la tua enfasi, la tua partecipazione a questa storia che tu hai raccontato in maniera splendida e soprattutto precisa, e mi fa molto piacere che tu abbia dato, come dire, risalto a una figura che è sempre stata messa un po' in ombra, un po' sottintesa, un po' oscurata anche per certi aspetti. Invece porta in evidenza la forza di una donna che ha affrontato cose che erano... Vorrei solo finire dicendo, perché il mio libro si intitola Dalla Damnatio Memoria alla Verità? Perché questo importantissimo personaggio che entra nella vicenda, cioè il cardinale Ferdinando de' Medici, sarà colui che porterà a questo mystery finale, a un mistero che è uno dei grandi gialli insoluti della storia ancora, cioè è stato, come poi vedrete, una sua soluzione ce l'ha, ma la Damnatio Memoriae sarà proprio Ferdinando de' Medici ad iniziarla e ad a questa straordinaria figura di donna del nostro Rinascimento. E quindi invito i lettori a il sapere il perché e il per come questo sia avvenuto. Certo, sicuramente. Grazie davvero di questa bella chiacchierata, di questa rappresentazione di questa donna, perché
si capisce, si percepisce la passione e la voglia, mi viene a dire quasi le grida, di raccontare una figura che ce ne sono parecchie nella nostra Italia che vanno raccontate. Quindi... Sì, ed è Bianca deve diventare parte della nostra memoria storica, anche in quanto una delle grandi donne italiane, non solo del Rinascimento, ma una delle grandi donne italiane, proprio per questa sua... proprio per queste scelte importanti. Certo, grazie davvero di questa bellissima chiacchierata, invitiamo i nostri amici ad approfondire, a leggere questa storia di Bianca Cappello che racchiude tanti aspetti, non solo quelli dell'epoca, ma si possono ritrovare tanti spunti, tante riflessioni, quindi sarà sicuramente un momento di condivisione importante. Grazie, come sempre, buona lettura. Ringrazio a te, ringrazio a voi, ringrazio i futuri lettori, grazie.